Mara Marchesiello insegna matematica al liceo classico Lanza. Non è facile insegnare matematica al liceo, lei si è inventata un metodo davvero particolare che unisce la musica leggera alla matematica proprio per far sì che rimanga impressa ai ragazzi. Di che si tratta? Sì, allora io sono sempre stata una appassionata di musica, musica italiana in particolare. Sono anche una matematica, insegno matematica e fisica al liceo classico dopo tanti anni nei licei scientifici. Quindi questa sfida mi ha particolarmente presa e dovevo trovare un qualcosa che appassionasse i ragazzi. Nelle mie ricerche, anche come animatore digitale della scuola, ho lavorato spesso, ho studiato le varie metodologie, le varie tecnologie, però certamente la passione per entrambe gli argomenti, la matematica e la musica, mi hanno fatto scattare questa idea. Idea che è scattata a me, ma insieme ai ragazzi in classe, quando si parlava del valore assoluto e quindi del riferimento che io potevo fare alla canzone di Tiziano Ferro. Da lì ho immaginato immediatamente una mappa che collegasse dei testi o dei titoli in particolare, delle canzoni della musica italiana, quindi di autori più o meno recenti, con l'aiuto dei ragazzi che hanno cercato insieme a me materiale, mi hanno suggerito i pezzi, mi hanno fatto conoscere cantanti, io ho fatto conoscere loro cantanti, il tutto chiaramente collegato nell'ambito matematico, con riferimenti a definizioni, immagini e quant'altro. Quindi è stato un bellissimo viaggio che è ancora in corso e sarà un grande viaggio perché abbiamo intenzione di ampliare questo discorso e quindi farlo diventare un riferimento grande per il nostro percorso di studio. E così hanno imparato e ricordano adesso nozioni di geometria, associandolo alla canzone Punto di Jovanotti, Teorema di Marco Ferradini, perché da queste canzoni poi si diramano dei link, proprio per segnare queste nozioni. Certo, perché chiaramente questa è una mappa, quindi serve come punto di partenza, come apertura. Loro hanno ricercato, per cui hanno, io ho detto loro di trovare delle immagini opportune, delle definizioni opportune, tutto chiaramente poi filtrato da me. E poi su questi link noi creiamo le nostre lezioni, che chiaramente sono diverse. Beh, io posso ritenermi soddisfatta dei miei alunni.